Oh, ciao a tutti e benvenuti al 19° episodio di Giochi What the Fuck. Sono 13 anni che va avanti il canale ed è da 13 anni che sappiamo bene che se vi è la parola simulator all'interno di un titolo, vi è buona probabilità che all'interno di esso vi sia qualcosa di strano, qualche meccanismo, diciamo, poco convenzionale o comunque degno d'attenzione. Il principale sottoprodotto di questa categoria, che tutti ben conosciamo, è sicuramente Goat Simulator, che di recente è arrivato addirittura al suo terzo capitolo. Quindi sappiamo bene che ogni volta che citiamo una capra all'interno del mondo gaming, il nostro pensiero va sempre lì. Oggi invece abbiamo qui con noi quel che sembra praticamente un clone di Goat Simulator, solo che nonostante abbia le mappe molto più striminzite, duri molto poco, è vero che anche decine di volte più carico di stronzate. Prima però di avventurarci in Deer Simulator e vedere quali appunto stronzate in serbo per noi, ci terrei a ringraziare lo sponsor di oggi, ancora una volta NordVPN. Affidarsi a una VPN vuol dire utilizzare un servizio che durante la navigazione ti protegge da malware e phishing, ti aiuta a criptare l'indirizzo IP e soprattutto aumenta la tua privacy. Questo specie se ci connettiamo da reti wifi poco sicure o da paesi che per un motivo o per l'altro impongono uno o più blocchi. Non solo l'indirizzo IP è criptato e non è disponibile addirittura per il fornitore della tua rete internet, ma potrai risultare connesso addirittura da 60 paesi diversi. C'è più di un motivo per il quale potresti desiderare una connessione proveniente da un'altra regione. Ovviamente negli ultimi anni in Italia si sta utilizzando tantissimo per i contenuti video on demand, quindi Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e così via, ma se vogliamo essere un pochino più attuali anche per ChatGPT, che di recente è stato bloccato, quindi diciamo che ci è sufficiente utilizzare NordVPN per poter comunque accedervi e continuare a utilizzarlo. Infine, con il nuovo sistema MeshNet è possibile creare gruppi di lavoro chiusi, sicuri e affidabili. Questo non solo da utilizzare per motivi di lavoro, per semplificare, ottimizzare e soprattutto proteggere un gruppo di persone connesse, ma anche per altri motivi. Quindi possiamo per esempio utilizzare MeshNet per creare e unire giocatori tra di loro su server di Minecraft, Quake 3 o anche Stardew Valley, giusto per fare qualche esempio. NordVPN è disponibile per tutti i dispositivi e con un solo account potrete accedere a 6 diversi dispositivi senza limiti di registrazione. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, NordVPN ha aderito alla politica No Logs. Registrandovi tramite l'indirizzo nordvpn.com/pdvg non solo mi supporterete, ma potrete ottenere uno sconto sul piano biennale di ben 4 mesi. In poche parole, ne pagherete 24, ne otterrete 28. Detto questo, signori, torniamo al video di oggi. Dicevamo, il titolo di oggi è quel che più mi ha ricordato Goat Simulator, solo che questa volta appunto è Deer, cervo. Fate attenzione che è molto importante, sono 4 le di Deer. Come sicuramente state vedendo dal video in background, il gioco me lo sono procurato praticamente nuovo e mi chiedo, nonostante sia un titolo penso dell'anno scorso, un anno e mezzo fa circa, come abbia fatto a non notarlo fino ad oggi. Eppure, nonostante sia una cosa che faccio abitualmente, a questo giro mi sono pentito di averlo comprato, ma il motivo per il quale ho fatto questo pensiero lo scoprirete più o meno a metà video. Quindi, detto questo, andiamo a vedere cosa è in serbo per noi Deer Simulator. Sarò un mezzo scemo, ma il menu mi ha fatto ridere come un cretino per via della testa del cervo che segue il cursore. Nel senso che questa bestia la possiamo trainare e molestare per tutto lo schermo, e qui ci ho passato un paio di minuti, il che la dice lunga delle mie intenzioni su questo gioco. Una volta avviato, sebbene il nostro personaggio non sembri molto definito, abbiamo tipo più parametri di The Sims o custom made per personalizzare l'aspetto del protagonista, solo che non essendo molto preciso e delicato con il controller, perdo subito la pazienza e soprattutto il gusto di fare le cose e faccio un casino con gli slider. Mi accontento di prendere una testa standard, capelli neri, occhi rossi, tette grosse e ci siamo fatti diavola in 4 semplici mosse. Peccato perché poi ci rimani sempre male se non fai il personaggio secondo i tuoi gusti. Vabbè, tralasciamo sta piccola cosa e procediamo. Manco cominciato abbiamo Trakkun che ci porta in un isekai. Letteralmente, cioè non è una battuta buttata lì così, perché veramente ci troveremo da un'altra parte e soprattutto c'è un dettaglio molto importante.
Il personaggio che ha appena creato ha appena adempito il suo compito, non ci servirà più fino alla fine. Cioè, tu pensa quanto sarei stato stronzo a perdere mezz'ora, come faccio di solito, e anche più, nella creazione del personaggio. Ad ogni modo, ci troveremo nei panni di un cervo e verrà avviato un piccolo tutorial dei comandi, dove tra le varie cose, oltre ad essere un cervo, vedremo come allungare la testa per appiccicarci alle pareti, tipico di un cervo, correre su due zampe e mostrando i nostri pettorali, ma soprattutto come guidare l'auto. E vi giuro, mi ha fatto morire che per semplificare il tutto, quando entreremo in un mezzo, avremo la testa impagliata del cervo appesa sul parabrezza della macchina. Dei geni. Appena finito il tutorial ci verrà detto in caps quel che ormai era chiaro da qualche minuto. Tu sei un cervo! Bene però, e adesso? Come God Simulator, alla cazzo di cane, di cervo anzi a questo punto, quel che ho capito come primissima cosa è che avvicinandomi alle persone posso salutarle in stile loda il sole. Hai mai lodato il sole? Cervo! E volendo posso pure renderli miei discepoli fornendogli delle cornine e possiamo fare cose importanti come ballare, per dirne una. In linea generale, ho capito che chi viene cervizzato, come dice nel gioco, mi seguirà fino alla morte facendo la Naruto Run. Ora che questo capitolo è sistemato, cominciamo a fare casino, come incornare, far volare via le auto e danneggiare la cosa pubblica il più possibile. Insomma, la primissima cosa che viene in mente da fare a una qualsiasi persona in un gioco che non ti spiega niente e quindi, diciamo, si passa alla cosa più naturale dell'uomo, cioè vandalizzare l'ambiente circostante. Ci avete mai pensato? In genere capita così quando non ti spiegano niente. Quindi, facciamolo. Prendiamo a zampate il municipio e vediamo di farlo crollare. Ah, ma allora qualcuno per contrastarci c'è, anche se sono delle pecorelle vestite da poliziotto. E infatti nel giro di pochi minuti metteremo fuori gioco le pecore col manganello in bocca a suon di ceffoni. Ma neanche ho il tempo di realizzare questa vittoria a ceffoni che scorgo una mitragliatrice a terra. Oh, adesso diciamo che va molto meglio rispetto agli schiaffoni. Ed ovviamente si va a scassare altra roba in giro, fino a quando il livello di cervo disastro, quello indicato in alto a destra, non indica che sto per arrivare a un nuovo livello. Ok, legit, l'orso polare Transformers sotto l'auto della polizia. Anche qui si riesce ad affrontare molto velocemente il combattimento e nonostante stia giocando, essendo una PS4, con il controller, quindi sono più incapace, mi sento fortissimo e incontrastato. Come per esempio con l'enorme koala che una volta provocato ci affronterà sparando raggi laser dagli occhi. Ma io non mi accontento. Cervizzo gente, sparo alle macchine, ammazzo cavalli, distruggo palazzi. Sembra quasi una rima rap, fino a ad arrivare al prossimo step. Lear Walker, che in quella posizione sembra una figure che stia cadendo all'indietro perché non si regge in equilibrio. Ma questo signore però è armato e mi sembra vagamente più pericoloso di quel che abbiamo visto fino ad adesso. Riesco ad affrontare la coppia di conigli, anche perché nel frattempo ho trovato anche una coppia di Kalashnikov da mettere sempre in testa e faccio fuori la minaccia. Tra l'altro fregandomi anche l'arma brandita dal cosiddetto Ear Walker, quindi abbiamo anche un potentissimo raggio laser. Fatto ciò, ho capito che si tratta semplicemente di fare casino e far salire il livello di cervo disastro. Sono curioso a questo punto di vedere cosa sbucherà dalla caserma al raggiungimento della A. Io sto iniziando veramente a non capire tutte queste uscite da dove vengano, però a questo giro sono vagamente contento perché gli Shiba Inu non mi stanno molto simpatici, quindi diciamo che come avversario ci può anche stare. Io, nonostante l'animazione, rimango in città e continuo a fare casini, solo che noto che probabilmente non potrò raggiungere altri livelli se prima non sconfiggo il cane. Quindi vado alla ricerca di dove si trovi e alla fine lo becco. Thank you.
il doggo, il fottutissimo doggo della polizia. Corpo di coniglio a testa in giù, braccia d'orso, spalle di auto della polizia e piedi a forma di pecora. E secondo me questo mix è anche una delle cose più puzzolenti che si possa immaginare in questo mondo. Comincio a dargliene, ma non succede nulla. Alla fine capisco che il modo per farlo inciampare e fare un minimo di danni è colpirlo alle pecore per fargli perdere l'equilibrio e poi dargliele di santa ragione. Ma che cacchio è successo? Durante la registrazione non me ne ero accorto, ma se guardiamo un attimo prima al rallentatore, zoomando alle spalle del cane, ho notato di aver aggrato, concedetemi il termine, dato che oramai non si può più parlare dicendo termini in inglese, insomma, ho aggrato senza volerlo il pescione gigante che volava tranquillo nel cielo. E a quanto pare questa bestia è in grado di shottare. Va bene? Vabbè, qual è il problema? Il bello è che io durante la registrazione non ci avevo proprio fatto caso, infatti nel mio tentativo successivo vengo fatto fuori nella stessa identica maniera, solo che a questo giro, vedendomi nella pancia della balena, ho capito di cosa si trattasse. Infatti alla terza volta riescono a farmi fregare. Prima raggiungo l'isoletta, butto giù il pescione, con relativa semplicità devo dire, e torno ad accanirmi sul doggo. Scusatemi il gioco di parole. Il problema è che sparo su questa bestia, ma non riesco a fargli scendere la barra della vita a più della metà. Fino a quando non ho l'illuminazione. O per meglio dire, mi guardo meglio intorno. Infatti noto che quando il doggo va a terra, le due auto della polizia, che fanno da spalline, si girano e rivelano per qualche secondo un pulsante. Infatti premendo L1, quindi allungando la testa e giocando un pochino all'attacco dei giganti, riesco a premere questi due tasti che smonteranno letteralmente sto Megazord di bestiacce che abbiamo davanti a noi. Poi, come fosse un bug, il cane inizia a rimanere sospeso a mezz'aria e girare su se stesso come una trottola, così senza animazione. A questo punto sarà sufficiente buttargli addosso tutta la nostra artiglieria e il gioco finalmente è fatto. C'è un problema però. Sì, abbiamo sconfitto questa bestiaccia, ma continuando a fare casino, vedo che non si può salire ad un livello superiore di A. A quanto pare devo capire cos'altro si può fare, altrimenti il gioco mi sembra finire in questo modo ed è un pochino triste. Un pochino, è molto triste, ecco, dato che ci abbiamo messo mezz'ora per fare tutto questo. Girando per la città, noto che di fianco al nostro spawn iniziale è spuntata una nave blu con su scritto DLC. Probabilmente c'era anche prima, ma non l'ho notata io. Vado a dargli un'occhiata. Sopra abbiamo un rullo tipo quelli dei piattini del sushi al ristorante asiatico, al di sopra del quale abbiamo degli oggetti da poter equipaggiare, tipo le bombe sushi, parli del diavolo, un famiglio a forma di koala che, come quello gigante che abbiamo sconfitto prima, sparerà laser dagli occhi, una Desert Eagle dorata che, andando a leggere la descrizione, farà diventare le teste grosse ai passanti, e poi una motosega al posto della nostra testa. Solo che non appena la prendo, inizia una musica da boss e non capisco. Mi giro e vedo un tornado che contiene e lancia squali, quindi uno sharknado. Non avevo fatto caso, infatti se si blocca il video un istante per quello che ho appena fatto, si può leggere la frase causa tornado quando equipaggiata. Molto, molto bene. Affronto gli squali che si dirigono verso di me, ma questo tornado non si esaurisce. Lo colpisco, ma la sua vita non scende, sempre 0000 ogni volta che viene colpito. Veramente non capisco cosa fare. E mentre nel frattempo si è fatto buio, per quanto tempo ci ho messo a spararlo, dopo aver fatto fuori pecore, orsi, conigli, doge, koala, pescione, bestie varie, mi è bastato essere investito da un pinguino per crepare in maniera tristissima. Senti, questa storia del tornado va capita e risolta. Anzi, vi dirò di più, mentre ero lì morto per terra, mentre prendevo appunti su questa parte del video, lo stesso pinguino continuerà a rompere ulteriormente il gioco. Molto, molto, molto bene. Nuova partita. Voglio capire sta cosa del tornado, solo che a quanto pare non lo si riesce a bloccare. Muoio la prima volta, muoio la seconda, che si fotta, io prendo il koala, Desert Eagle e parto all'avventura per sconfiggere nuovamente il doge, per capire cosa va fatto poi successivamente, dato che il tornado a quanto pare è un DLC. Comincio a spaccare tutto, prendo tutte le armi, poi trovo un tostapane gigante, dove venendo cotto al suo interno divento pane,
celebre per I Am Bread. Nota dell'autore, il gioco a cui viene fatto riferimento, I Am Bread, l'avevo candidato e poi riscartato sempre per questa rubrica un paio d'anni fa. Dopo di questo, trovo in mare una pagoda giapponese. Buttiamo giù la pagoda per ottenere un bel mucchio di niente, spariamo la pacificissima mucca gigante in riva al mare, mucca che cambia colore dopo il primo colpo che le abbiamo dato e dopo esserci rimasta sembra quasi male per il trattamento subito, inizia a coricarsi lentamente e poi vola, così, paciona. Poi trovo una strana pulsantiera gigante dove ci sono un'icona di cervo, una di rinoceronte, con rinoceronte messo lì di sopra e che già preme il pulsante, e una di mucca. Quindi mi dirigo nel posto dove posso trovare una mucca facilmente, ossia un campo da basket. Tramortiamo una mucca e trasportiamola di corsa sul pulsantone. Una volta posizionata e premuti i due tasti rimanenti, succede questo. Il Metal Deer, porco Giuda. Insomma, con questo coso, di cui non ho ancora ben capito i comandi, possiamo muoverci in volo e soprattutto abbiamo una mitragliatrice col quale possiamo divertirci a fare il Gundam in giro per la città. Solo che mi rompo le scatole quasi subito e l'abbandono, perché mi rendo conto che le armi che ho in testa sono molto più potenti del robottone fatto di bestiacce. Ho raso al suolo mezza città, anzi tutta. Ho ammazzato nuovamente il doggo, ho cervizzato i uomini, operai, poliziotti, pompieri, ho abbattuto aerei, elefanti volanti, ogni genere di cosa che nuota, strisce e vola. Però, oh, non riesco a capire cosa devo fare. Vado addirittura sul tetto dell'edificio più alto, che non è distruttibile, col Metal Deer, e non vi trovo nulla. Se non che vi è nascosta una zebra, di cui aggiungo, non me ne faccio veramente nulla. Sono veramente frustrato, smetto di giocare e aspetto qualche giorno per riprovarci. Mentre stavo cercando di dare un senso a questo gioco, si era fatto martedì, che come ben sapete è il giorno di All Gen alle 4:30. Stavamo chiacchierando del più e del meno, di cosa stessimo giocando, progetti di video e quant'altro. Insomma, tiro fuori il fatto di Deer Simulator, il lapsus, e il fatto che lo stessi giocando su PS4. A quel punto interviene Yotobi. Purtroppo questa scena non l'ho potuta registrare bene perché avevo sminchiato i driver della scheda video. Vabbè. Comunque, sta di fatto che Karim dice: ma lo sai che Deer Simulator c'è anche su PC? Ah, spendo questi altri 11 insanguinatissimi euro per ricomprare il gioco su Steam con tutti i DLC annessi. Ricominciamo tutto da capo, perché siamo su una piattaforma diversa, anche perché il gioco non consente salvataggi nel mezzo e quindi ce lo dobbiamo rifare da capo. Ovviamente non ci casco più con la creazione del personaggio e vado al dunque. Ripercorro tutto il gioco come fosse una speedrun, anche perché mi sento 1000 volte più potente in quanto sto giocando finalmente con mouse e tastiera e non più con controller. Avanti tutta e facciamoci fuori pure il cane della polizia a tempo di record. E ancora una volta, però su PC, continuiamo a brancolare nel buio per capire cosa bisogna fare. Mi sono aggirato nel mondo per circa mezz'ora, come se non fosse bastato il tempo che l'avevo fatto in precedenza su PlayStation 4. Tra l'altro capisco come anche far fuori lo Sharknado, cioè all'interno di questo Sharknado, non si vedeva all'inizio, c'è uno squalo posizionato al suo centro ed è effettivamente lui che prende i danni per il tornado. Per farlo fuori è stato sufficiente piazzarsi in un punto alto e colpirlo fino a far fuori. In realtà era molto più semplice di quanto pensassi. Dopo aver fatto fuori tutto, compreso Sharknado, comincio di nuovo a vagare, fino a quando tombola, distruggendo per bene la pagoda giapponese e tutta l'area Weeb in generale, scopro che ci sono due pulsanti. Uno solito con il cervo e uno con un cane. Ma io di cani ne ho già visti giocando. Ma certo, che stupido, ma è lo Shiba poliziotto. Corri all'isola, acchiappiamo questa belva enorme che peserà altre 200 volte più di noi. Corri all'area Weeb per metterlo sul pulsante e vediamo se succede qualcosa. Mi ritrovo nel futuro, nella stessa cittadina dove ci trovavo prima, solo che siamo improvvisamente catapultati in un universo cyberpunk con i palazzoni in stile Neo Tokyo 3, con inclusi su alcuni palazzi dei favolosissimi poster con il cervo in stile Akira o anche stile Queen.
Che spettacolo. Anche qui ripetiamo la nostra arte, ossia distruggere tutto, solo che le mie armi base non sono efficienti come quelle che avevamo prima. Distruggiamo, sì, però poco alla volta. Raggiungiamo il primo livello di ricercato e noteremo che la caserma della polizia è ridotta oramai a un cimitero composto dai suoi agenti. Ma la nostra ira sarà sufficiente per far risvegliare qualcosa. La pecora elettrica. Questo avversario è molto più potente delle semplici pecore perché è in grado di evocare pecore a mandrie proprio e soprattutto è in grado di effettuare attacchi corpo a corpo con il suo tonfa. E farà anche parecchi danni se ci beccherà. Però noi siamo skillati e fortunatamente non stiamo giocando col pad, quindi archiviamo questa pratica e a questo punto sono curioso di vedere cosa ci sia al posto dell'orso. Orso polare MK2. Nonostante il livello concettuale sia qualcosa di molto simile a quello precedente, l'MK2 si muove come un Gundam ed è molto più veloce. Il problema è che nonostante sia abbastanza fattibile come abbattimento, ne avremo più di uno in giro, in aggiunta anche diverse pecore elettriche. Quindi ci vorrà un pochino di tempo per risolvere la situazione, ma anche qui risolveremo tutto senza problemi. Mouthwalker. Che ve lo dica a fare? Cioè, c'è bisogno di una descrizione. Questo è molto più tosto dei precedenti da far fuori e ci beccherà veramente da lontanissimo. Rispetto a prima mi sono dovuto impegnare un pochino di più a far fuori l'orda di polizia composta da tutti i mostracci che abbiamo appena visto, in un numero molto più alto soprattutto. Infatti la tattica migliore sarà quella di scappare, girargli intorno e colpire la cieca fino a che tutto questo circo non si conclude in un mortorio animale, a mio avviso molto sudato e puzzolente. Ce l'ho oggi col sudore e con la puzza, ecco. A questo punto penso che raggiungendo la A, per esclusione, manchi soltanto lo Shiba gigante. Solo che arrivati al livello, succede qualcosa di diverso. Ok, ho capito che arrivati a questo punto distruggere diventa inutile. Quindi andiamo direttamente al portale. Solo che rispetto al livello A della zona precedente, qui verremo avvisati che una volta passati perderemo tutte le armi e il nostro equipaggiamento. Va bene, tanto voglio dire, siamo qui per questo. In una scena tipo Matrix ci troveremo contro la polizia a livello 4. Il noi stessi del futuro. Perché? Cioè, ho capito che farsi domande in questo gioco è la cosa più sbagliata. Bisogna menare sempre e comunque il tizio che ci troveremo davanti. Solo che il problema è la barra della vita veramente lunga del nostro avversario e soprattutto questo ci attaccherà con diverse armi da fuoco che abbiamo già visto in precedenza, oltre che con spade laser e katana. Il nemico è veramente, credetemi, troppo forte. Ci vorrà tantissimo per buttarlo giù. Inoltre non sarà tutto. Quando capiremo più o meno come affrontarlo, il noi del futuro avrà anche un nuovo alleato dalla sua parte. La maledizione del cervo. Ma che cazzo? Ragazzi, questi due in coppia menano da far paura, anche perché non abbiamo più tutte le nostre armi e quindi dovremo cavarcela dapprima a cazzotti e poi recuperando le spade laser e katana che lasceranno cadere quando le utilizzeranno. Non nascondo che sono morto più di qualche volta prima di capire come vanno affrontati. Mi ci sono voluti 4-5 tentativi per capire che il miglior modo per affrontarli è paradossalmente quel che meno ti verrebbe in mente di fare. Ossia quello di stargli attaccato proprio addosso, concentrarsi logicamente prima su uno e poi sull'altro, alternando un brevissimo attacco con la spada e un salto in verticale per fare in modo da fargli sfogare tutti i loro attacchi al vuoto, perché quando saremo in aria saremo inattaccabili. Poi riatterrare, attaccare e saltare. E procedere così fino alla fine della loro barra della vita. Ovviamente, e come mi aspettavo, non sarà finito qui.
perché il nostro io del futuro sarà in grado di fuggire, fare ritorno alla città iniziale e innalzare uno spirito del cervo gigante quanto un Godzilla. E ovviamente anche noi dovremo fare qualcosa per affrontare questa minaccia. Abbiamo anche noi il controllo su un Megazord fatto di bestiacce come quello che abbiamo affrontato all'inizio. Ma quindi lo Shiba e gli altri animali della polizia sono stati riconvertiti per combattere insieme a noi. Ma che figata! Proprio wholesome! Adesso il gioco sarà momentaneamente cambiato e sarà diventato una sorta di sasso carta forbice tra tre tipi di mosse. Attacco leggero, pesante e parata. Come si evince dal riquadro in basso a sinistra, ognuno di essi batte una specifica mossa. Fortunatamente, nonostante un paio di tentativi me li sia giocati, non sono stato più di 5 minuti per risolvere questa parte e dunque ci ritroveremo finalmente faccia a faccia con noi stessi del futuro sconfitto. Decido di non sparargli. Ragazzi, io vi giuro, forse avrò smesso di voler capire mezz'ora fa, però se ci fermiamo un attimo a ragionare, il contesto è veramente nonsense, ma non di quel nonsense che, diciamo, segue un filo logico, ma di quello proprio totalmente perso. Allora, immaginate, noi siamo un cervo che è andato nel futuro, dopo aver distrutto tutto, si è alleato con se stesso del futuro, formando un unico cervo gigante che praticamente domina sulla terra piatta, quindi diciamo anche un cervo terrapiattista, e ci troviamo ad affrontare il noi stessi dell'epoca, che in realtà è un umano che ha salvato il cervo, dentro il quale poi ci siamo reincarnati e abbiamo fatto partire tutta sta roba. Cioè, io questo ho capito. Siamo giunti alla resa dei conti. Cioè, così, senza apparente motivo e sulle note di Guglielmo Tell, quel che ci troveremo davanti in quel che sembra essere l'ultima delle boss fight è il personaggio creato all'inizio che assume la forma di ogni tipo di nemico che abbiamo affrontato fino ad adesso. E vi garantisco che non è facilissimo gestirsi questo fight, che per me ha richiesto una decina di tentativi, perché molti nemici compariranno in contemporanea e non si capirà chi dobbiamo attaccare. Ma anche una volta che avremo imparato a gestire il pattern di ognuna delle mutazioni del personaggio, ci troveremo in una fase finale dove ci verranno sparati da dei giganti, tutti uguali, dei laser dalla bocca, in stile fight contro Sans di Undertale.
e non capiremo benissimo come evitare, perché vanno sempre più veloci e la bocca, diciamo, che spara il laser è a volte casuale. Cioè, in alcune volte va praticamente consecutiva tra le varie teste, alle volte va totalmente a caso. Infatti quest'ultima parte, lo ammetto, l'ho superata semplicemente a culo, sperando di non morire prima del tempo. E dopo qualche tentativo, ce l'ho fatta. Beh, con questo penso che i miei occhi abbiano visto abbastanza. Signori, io sinceramente non saprei davvero cosa aggiungere oltre a quello che avete visto. Nel senso che sì, il gioco rimane comunque divertente da giocare, ma è fatto in maniera così raffazzonata e dozzinale che in tantissimi momenti, specie sulla PlayStation, ho avuto seri problemi di lag perché i modelli, le distruzioni e gli avvenimenti a schermo erano così tanti e incasinati e probabilmente non pensati per essere messi tutti insieme così a schermo nello stesso momento, che la PlayStation non ce la faceva. Quel che posso dirvi rispetto a Goat Simulator, oltre che essere più corto, è anche 100 volte più folle e imprevedibile, ma soprattutto mi ha divertito anche di più. E voi? Cosa ne pensate? Come sempre discutiamone qui sotto e fatemi sapere se trovate altri titoli del genere. Per oggi penso sia tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento ogni sera su Twitch alle 9:30 tranne il giovedì e ci vediamo a un prossimo video!